Ma no, hai detto bene, siamo partiti giusti, come al solito, e poi a un certo punto, secondo me, dopo 20-25 minuti, si è un po' sporcata, abbiamo perso serenità, a me la cosa che mi ha dato noia nel primo tempo è che a un certo punto abbiamo perso serenità, fino poi all'errore tecnico che abbiamo fatto sul primo gol, che insomma non ce lo possiamo permettere mai, ma soprattutto in questo momento. Poi dopo ti dico la verità, nel primo tempo comunque siamo stati molto pericolosi. La cosa che mi fa incazzare è che non siamo stati qualitativi negli ultimi 20 metri, perché abbiamo avuto 3 o 4 ripartenze clamorose, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e in questo momento poco positivo, dai, stiamo sbagliando troppo lì, perché comunque ci sta di andare sotto, anche se è stato un gol regalato, ma poi la partita si può riaprire tranquillamente, basta un gol che cambia tutto. E quindi siamo stati poco qualitativi poi nel primo tempo, sotto quel punto di vista lì. Nella ripresa ho cercato di portare diciamo così, un vertice un po' più vicino a Mattia, che il primo tempo ha fatto fatica, da solo, per cercare, dai, di accentrare un po' il gioco. Onestamente, anche il secondo tempo, secondo me, siamo partiti bene. Sì, per aiutarlo, perché comunque dai, la condizione è quella che è e aveva bisogno forse di uno che facesse più la guerra al posto suo. E ti dico, secondo me anche la partenza del secondo tempo non è stata assolutamente negativa, perché siamo partiti forti, abbiamo avuto l'occasione con Favale e comunque l'abbiamo messi là, concedendo poco. Poi c'è stato il 2-0, che secondo me è lo specchio del momento, cioè è incredibile subire un gol così. Che chiaramente ci ha ammazzati, perché in questo momento che la condizione fisica è quella che è, giocando così spesso. Oggi mancavano 12 giocatori e dai, eravamo in difficoltà, il 2-0 ci ha tagliato le gambe. Credo che sia lo specchio, è un momento che se non subiamo tiri in porta non pigliamo gol, se ne subiamo due pigliamo due gol. E quindi è oggettivo, dai, che è un momento di difficoltà. Però nello stesso tempo l'avevamo nascosto bene fino ad oggi. Oggi forse era anche un po' troppo, la difficoltà era veramente alta con tutti i problemi che avevamo. Però nello stesso tempo, fra 2 giorni dobbiamo giocare, e quindi devo riuscire a far recuperare i ragazzi, perché oggi hanno fatto comunque fatica e mercoledì c'è da correre tanto. No, allora signori, il discorso è che noi abbiamo fatto le cose che facciamo sempre molto bene. Le abbiamo fatte bene 25 minuti, quindi se poi non le abbiamo fatte più bene, è questione di lucidità, di reattività, non è una questione tattica. Non ci siamo inventati niente oggi per mettere in difficoltà i ragazzi, che già eravamo, con poche scelte, assolutamente. È il secondo tempo che abbiamo cambiato qualcosa, ma non ha portato. Non ha portato il risultato, perché come ti dicevo prima, secondo me qualcosa la dinamica della gara l'aveva cambiata, perché nei primi, adesso non mi ricordo che minuto esatto abbiamo subito il 2-0, ma fino a lì, dai, la dinamica era corretta, noi li avevamo schiacciati nella metà campo, cercavamo, c'erano pochi spazi, in quei casi lì serve più brillantezza, più uno contro uno, dove magari oggi non eravamo così frizzanti. Allora, non è un'involuzione, perché un'involuzione è quando uno va in difficoltà rispetto a certe idee, certe cose. È un calo palese, cioè abbiamo fatto benissimo domenica, benissimo mercoledì. Domenica è 7 giorni fa, no, 70. 7 giorni fa partita straordinaria, mercoledì 3 giorni fa partita straordinaria. Oggi l'abbiamo cominciata con la stessa idea, la stessa voglia, ma non eravamo uguali, ma è impossibile, sarà impossibile essere uguali giocando. Signori, ci stiamo dimenticando che giochiamo sempre senza allenandoci mai, e i 12 giocatori che non c'erano oggi sono figli di questi piccoli di questi problemi, che non ci alleniamo, e ogni piccola cosa rischia di diventare una possibile lesione, dove noi vogliamo evitare, cioè come quella di Caturano oggi. Cioè, Caturano non ha niente di particolare, ha fatto un'ecografia, però io non posso rischiare i giocatori in questo momento qua, che mancano. È vero che mancano 8 partite, però mancano 25 giorni. Cioè, se io perdo un altro giocatore in questo momento,
vuol dire non avercelo più. Quindi siamo dentro la tempesta e rimaniamo aggrappati all'albero maestro finché più forte che possiamo, finché poi il mare si calmerà. Questa è l'unica cosa che possiamo dire. Sì, signori, cerchiamo sempre, tanto eravate voi ieri, cerchiamo sempre di portare positività, portare, non piangersi addosso, non preparare le partite con delle scuse, delle robe, come abbiamo fatto ieri. Poi dopo, io mi aspetto che prima o poi ci sia un calo tipo quello di oggi, ma questo è oggettivo, non ci piangiamo addosso, ma siamo consapevoli che ogni tanto... Quando ieri non volevo parlare di tattica nel preparare la partita, perché io sapevo che oggi sarebbe stata una partita diversa, però anche nella partita sporca con gli episodi favorevoli la puoi portare a casa comunque. Sicuramente gli episodi non stanno girando bene, ma anche noi non li stiamo sfruttando bene, quindi questa poca lucidità ci porta a fare errori da una parte e dall'altra che non portano il risultato dalla nostra parte. No, come si riparte da oggi, perché se dovessi ripartire dal periodo sarei tranquillo, perché comunque la squadra ha fatto, lo dicevamo prima, 3 partite straordinarie, le ultime 3. È la partita di oggi che rompe le scatole, che mi preoccupa. Hai detto bene, perché la cosa che mi preoccupa stasera è anche adesso, parlando col direttore dopo la partita, capire come riuscire a far recuperare i ragazzi per mercoledì, perché siamo contati e qualcuno oggi ha finito con qualche problema fastidio muscolare, l'ho dovuto togliere, ma come avete notato anche voi forse avrei avuto bisogno di più cambi, perché insomma qualcuno era tirato. Si riparte che domattina siamo al campo e cerchiamo di confrontarci subito su queste problematiche e poi sfrutteremo queste 48 ore per il recupero totale e poi provare mercoledì in qualsiasi modo, al di là della, come dicevo prima, della tattica che si sceglierà, di chi scenderà in campo, di fare il risultato facendo girare gli episodi. Ma allora, innanzitutto sono qui perché credo che sia giusto in determinati momenti anche, come dire, rappresentare quello che è questo nostro percorso, quindi credo che il mister abbia centrato bene la questione. Qui io credo che in questi mesi nessuno di noi ha mai raccontato balle e non lo faremo neanche adesso, quindi evidentemente stiamo pagando, o meglio questa è la rappresentazione, diciamo, reale di quello che erano i timori, di quello che poteva essere un calendario assolutamente fitto di frequenza, di impegni e la coda di quello che è successo prima. Non l'abbiamo mai considerato un alibi, non lo facciamo neanche adesso. Non ho appunti tattici o questioni da dover districare. Oggi abbiamo, credo, ho messo in campo la formazione più giusta per la partita. L'approccio è stato anche discreto, quindi insomma non ci sono grandi spiegazioni o teorie particolarmente scientifiche per dire che stiamo pagando tutta una serie di ragionamenti e quindi che ci sono successi che sono oggettivi. Quindi capisco e mi rendo conto che il calcio non ha memoria o ce l'ha molto molto corta. Una settimana fa e mercoledì forniamo 2 prestazioni assolutamente di alto livello, raccogliendo poco, e probabilmente adesso la terza parte di una settimana la paghiamo in maniera particolare. È mancata lucidità, è mancata energia, e quando manca l'energia l'avversario pesca il gol sotto all'incrocio, il primo tiro che subisci è gol. Viceversa, quando la squadra ha energia, e ce n'è avuta per 7 mesi, vinci la partita al 90esimo e gli episodi girano bene. Perché? Perché la fortuna, se esiste, ci vede molto bene. Quando non sei in condizioni, la fortuna non ti assiste.
e quindi non parlo della questione arbitri perché non è il nostro stile, anche perché sarebbe veramente ridondante sottolineare alcuni passaggi che sono stati, quindi non sono questi i canali per cui ci piace utilizzare. È un momento particolarmente difficile. Quando è un momento difficile c'è da chiacchierare poco, ma credo che noi non lo stiamo facendo o lo stiamo facendo in maniera giusta, e c'è da ad ottimizzare le forze, di racimolare tutto quello che è possibile, cercando di garantire la dignità delle nostre prestazioni, del nostro lavoro, nel rispetto di una maglia pesante ma assolutamente gloriosa, e quello ci ha sempre contraddistinto. Non ho particolari teorie da esplicare in questo momento qua. Credo che sia anche abbastanza evidente, però credo che sia giusto che il sottoscritto oggi ci metta un po' la faccia, insomma. Ma guarda, io credo che quando ripeto, la frequenza di impegni così ravvicinati, così veramente pressanti, credo che dia che ti porti ad una mancanza di energie fisiche, che sono oggettive, il fatto di dover giocare ogni 3 giorni, ma lo dicono anche quelli bravi in Serie A, che fanno fatica a gestire gli impegni, ma anche mentale, quindi insomma non è facile recuperare energie, quando soprattutto c'è poca possibilità di creare rotazioni e dare il giusto respiro ad una rosa, magari che sfruttando, dando fondo a tutte le possibilità della rosa. Oggi stiamo tirando il collo a gente che ha giocato praticamente sempre e che sta pagando, e stiamo chiedendo prestazioni a magari giocatori che hanno avuto degli stop anche lunghi e che magari hanno un vuoto di lavoro e di mesi e che in questo momento stanno pagando anche loro. Quindi è proprio una serie di questioni che sono successe, ma che in una stagione, in una squadra, purtroppo a volte possono succedere. E il grande rammarico è quello di non poterci giocare questo finale così come avremmo voluto e desideriamo, in virtù di tutto quanto di buono fatto fino adesso. Questo è il grande rammarico. Dopodiché, ripeto, per quanto mi riguarda è una cosa che avevo, ahimè, previsto e temuto, e oggi abbiamo una rappresentazione di quello che sta succedendo. Poi non credo e non voglio assolutamente pensare, e non è così, che la squadra che in questo momento ci manca, che oggi ci è mancata voglia o determinazione, perché mercoledì abbiamo raccontato una partita fatta in maniera totalmente diversa, quindi e domenica contro una squadra, il Modena, che sicuramente ha valori maggiori del Legnago, quindi è proprio l'effetto di una fatica, di un'emergenza che abbiamo, che è oggettiva, rispetto alla quale noi non prendiamo assolutamente scusanti, ma fotografiamo mettendoci la faccia una situazione del momento. Detto questo, la cosa che io dirò domani ai ragazzi è quella che non me ne frega assolutamente niente se siamo contati, siamo pochi o siamo abbiamo l'obbligo, il dovere morale prima di tutto, e quello di professionisti di ottenere il massimo ogni partita, e dopo alla fine faremo i conti di quello che saremo. Sperate la prospettiva. Ma ai playoff mancano dei punti e delle partite da giocare, quindi io parlerei di mercoledì intanto, perché poi nella vita, nel calcio, ma in generale le cose non sono dovute, quindi noi andremo ai playoff se riusciremo bravi a centrarli, prima cosa. Secondo, la difficoltà di giocarsi delle competizioni importanti sta proprio qui, tant'è vero che anche in passato tante squadre assolutamente attrezzate poi hanno fatto fatica in quella competizione, quindi non guarderei un orizzonte troppo lontano in questa emergenza. Guardiamo mercoledì, cerchiamo di recuperare energie, dobbiamo fare punti, altrimenti i playoff, vi svelo un segreto, non ci andiamo se non facciamo punti. Ma non è un mettere le mani avanti, è fotografare le cose, e siccome mi piace non raccontare le balle, fotografiamo le cose. Ma nulla, cioè, mi aspetto innanzitutto di capire chi e come stiamo,
chi sta bene e come stiamo in generale. E dopodiché, l'ho detto, abbiamo l'obbligo, il dovere morale e professionale di andare in campo e giocare le partite per cercare di fare il meglio possibile. In questo momento siamo in emergenza di uomini e di condizioni di alcuni di questi e dobbiamo cercare di ottimizzare, ma raschiando le energie fino all'ultima briciola per cercare di, ripeto, di fare al meglio il nostro lavoro in virtù di quello che è stato e del peccato che sarebbe se purtroppo le oggettività che sono successe si possano frenare una corsa che fino ad oggi è stata comunque molto positiva in termini di prestazioni, in termini di crescita, in termini di percorso. Credo che questo sia oggettivo. Dopodiché vedremo quello che succederà. Ma su questo io non ho nessun dubbio. Manca energia, non manca volontà. Sono due cose ben distinte a cui ci tengo fermamente a ribadire. Manca energia, manca condizione, ci sono dei problemi, alcuni di loro oggi, dei ragazzi, hanno giocato con antinfiammatori. Stiamo in una situazione emergenziale e nelle emergenze, cosa che viviamo purtroppo ormai da un anno anche nella vita normale, nell'emergenza bisogna cercare di ottimizzare le cose. Bisogna uscire dall'emergenza e poi vedere poi come andare avanti. Ma la mia squadra, la nostra squadra non deve assolutamente andare in campo battuta e non lo farà. Poi alla fine della partita vedremo quello che avremo fatto.